Bentornati nel nostro angolo, no dai, è un momento serietà. Benvenuti nel nostro angolo unboxing, il mio angolo viola, bellissimo, non ci venivo da un bel po' di tempo. Ma oggi finalmente, per fortuna, abbiamo da mostrarvi un bellissimo microfono, l'Elgato Wave 3. Anche se io nutro sempre un sacco di dubbi. Regia, mi dai questa camera sopra per favore? Perché vedi, c'è Wave 2.3, io lo leggo così, oppure potrebbe essere l'emoji del gatto, oppure potrebbero essere degli organi cascanti in modo così. Vabbè, comunque, al di là del naming, che secondo me era meglio eliminare i due punti, abbiamo l'Elgato Wave 3, che è, signori, un microfono estremamente comodo, ma soprattutto estremamente utile a multiusi, perché io l'ho provato durante questo piccolo periodo e mi sono trovato veramente molto bene. È un microfono che innanzitutto, l'abbiamo già unboxato, se no ci mettevo mezz'ora, è un microfono innanzitutto molto, dalle dimensioni molto ridotte, ma dalle grandi potenzialità. È un microfono plug-in che semplicemente collegando il cavo USB-C funziona immediatamente, non ha bisogno di installazioni particolari, niente di niente, anche se, come dirò a breve, c'è un software molto interessante che vi racconterò brevemente come funziona. È un microfono che soprattutto ha, diciamo, ha una capsula condensatore e già in forma nativa possiede alcuni filtri che vi possono aiutare per rendere la vostra voce al meglio possibile. C'è un filtro anti-pop integrato allo chassis, me lo date qua sopra così che è perfetto, integrato allo chassis, quindi questa trama qui in realtà non è per bellezza, è proprio utile perché se voi ci sputate sopra, come faccio continuamente io, il filtro anti-pop evita proprio quel classico pop quando state parlando. C'è anche un sistema clip guard integrato che evita appunto il cosiddetto clipping, cioè quando voi parlate troppo forte si potrebbe creare una distorsione del segnale. In questo caso non c'è, perché c'è appunto questo sistema che lo impedisce, quindi eventualmente potete utilizzare il microfono anche per cantare. Non è chiaramente professionale per il canto, ovviamente, però è più pensato per il podcast, però diciamo che è un prodottino che anche in queste situazioni, in condizioni, se la cava piuttosto egregiamente, anche perché ha una capsula cardiaca. Cosa vuol dire? Che se io parlo davanti mi sente, se parlo dietro non si sente, quindi è ottimo anche magari per utilizzarlo in ambienti un pochino rumorosi, ma dove, parlando vicino e soprattutto agendo sul gain del microfono stesso, potete avere un'ottima recezione. Parlo del gain perché integrato sempre a questo microfono c'è anche questa rotellina, ve la faccio vedere meglio magari qui, questa qua, eccola, vedi che si gira ma si preme anche, vi permette di selezionare il gain del microfono, cioè la sensibilità della capsula, vi permette anche al tempo stesso di selezionare il volume che avete in cuffia, perché qua dietro, oltre al collegamento USB, c'è anche un ingresso 3,5 mm per il jack che vi permette in un colpo solo di sentire magari anche la musica mentre state registrando o semplicemente mentre state giocando, ma anche di sentire eventualmente la vostra voce. Cosa che potete fare soprattutto integrando questo microfono, che tra l'altro bellissimo, ha un sistema di mute semplicemente a tocco, così si muta, si smuta, eccetera eccetera, vi permette di utilizzarlo in combinazione con il software Wavelink, che controlla ben 9 canali di input e potete selezionarli, deselezionarli e selezionarne singolarmente il livello d'audio, in modo da permettervi, soprattutto nei vostri streaming, di con facili tocchi e in combo anche con magari OBS o altri programmi di streaming, di gestire direttamente il segnale audio e i vari livelli. Quindi voi parlate al volo, mettete il livello di chat ad un certo livello e magari il livello di gioco invece più basso o più alto, come volete, anche perché il programma Wavelink è a prova di me, quindi è facilissimo da utilizzare, estremamente intuitivo, e in combinazione con questo microfono, che basta attaccarlo al computer e già funziona, è una figata. Lo trovate ovviamente sullo shop digitale di GameStop al prezzo di 189 euro. Io devo dire che pratico, comodo, c'è già la base installata, quindi non dovete neanche comprare bracci, robe varie, esce così, già ve lo mettete, ve lo piazzate, in 10 minuti lo utilizzate. Io, signori, mi sono veramente trovato molto molto però bene. Però può essere anche montato su un supporto, volendo, perché sì, la base si può smontare, può essere attaccato a una... Grazie Paco per l'ottima precisazione, perché chi magari c'ha il braccio poi lo vuole utilizzare col braccio, ce l'ha, però chi è magari un neofita, bam, fatto. Pronto. Signori, questo era il Wavelink. Adesso chiedo alla regia di ritornare al nostro salottino.